Ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi è sabato 28 luglio 2018 e io mi trovo qua tra le montagnette. Di preciso sono a Villa Basilica, località Le Pizzorne. Sto andando a vedere la prima prova speciale per quanto riguarda il 53esimo Rally Città di Lucca. E oggi non sarò solo, ma avrò una buona compagnia che vedrete nel seguito del video. Intanto lancio la sigla e poi buona visione di questo magico rally. Un po' strettina sta strada, devo dire. Questa, ragazzi, è l'unica alternativa per arrivare dietro il ristorante alle Pizzorne, in modo da poter essere nel centro della prova speciale e poter venire via quando vogliamo, perché noi siamo fuori dalla portata della prova speciale. In pratica ci troviamo in una strada secondaria, in modo che possiamo tranquillamente andare via. Infatti io farò così perché vedrò le prime 10, 20 e poi scappo via. Siamo arrivati, sono riuscito a trovare posto, però siccome ci avrò da camminare tanto, attivo l'applicazione, quella trova la mia auto. Allora, intanto memorizzo la posizione. Vediamo un po' se qua su Tralupi riesce a trovarla. La tua posizione è stata memorizzata. Chiudi. A questo punto qui posso chiudere l'applicazione e iniziare. Trova 842 metri sopra il livello del mare. 27 gradi, quindi si sta abbastanza bene. L'unica cosa, ho dormito solo 5 ore, quindi non è bello. Però a giudicare dalle urla qua ci dovrà essere davvero il mondo, come mi ha detto quel passante che gli ho chiesto l'informazione se la strada che stavo percorrendo era quella giusta, e mi ha detto che c'era il mondo qua su, infatti. A giudicare anche dalle macchine. Mamma mia, senti il profumino di arrosto. Dani la bandiera! Dani la bandiera!
adesso sto venendo via, mi sto dirigendo alla prova che ci sarà 5 alle 6, che sarebbe le cune. Io sono arrivato alla macchina e adesso andiamo a prendere Simona. Sono le 15:25, vediamo un po' quanto ci metteremo ad arrivare dalla Simona, perché qui non è che si possa andare tanto veloce, essendo pieno di curve e tra poco una macchina mi veniva anche addosso, perché mi sembra che sono solo io a suonare il clacson. Adesso ragazzi vi faccio vedere una bella chicca, mi trovo esattamente nel paese di Collodi, quindi si sa tutti che a Collodi è il paese di Pinocchio, guardate qua, bello. Finalmente dopo circa un'ora siamo giunti, come possiamo definirlo, il paesello della Simona. L'ho sentita per un attimo fa al telefono, era lì che si rinfrescava, si faceva la doccia. Ma tanto ora quando uscirà c'è 30 gradi, se la rifà istantanea. Che dici Simona? Che dico? Ora si sta meglio perché c'è il vento. Però non si è capito se si sta andando a rally o in discoteca. Ecco, quello che dicevo prima. Vabbè, ci sentiamo dopo quando siamo alla postazione che si riprende le macchine.
Io ci avrei anche caldo. Comunque mi sa che... Te la... Simona caldo? Sì, parecchio. Infatti ora mi vado a, vado a lavare 2 secondi. Ma questo che è un rally o un safari? Perché c'è un caldo... Un caldo entusiasmante. Prima però c'era un po' di vento, però, dai. Sì, però io ho caldo che muoio. Ecco la biondina che oggi sicuramente è nel suo centro. Yes. Ora io non saprei neanche dove sto andando, perché io il navigatore, quando ho la Simona a macchina, non lo uso neanche. Perché tanto è lei che mi dice dove devo andare, giusto? Ma l'hai fatta 5.000 volte questa strada. 5.000? Più buono. È tutto a diritto, sempre a diritto. Appunto. Anche se c'è muro, sempre a diritto. Adesso ha detto la Simona che va a casa a farsi la doccia. Io senti, sento senti, a furia. C'è una Clio dietro, gialla. Senti? Eccola. E poi ci sono i ragazzi che gli vanno dietro. Che gli vanno dietro, i soliti bulloni. Bulloni? Non erano rondelli? Che bulloni. Ragazzi, sto condividendo un pezzo... uno spezzone di video sul mio canale Facebook e nel frattempo sto aspettando Simona che si sta facendo una piccola doccia e poi vediamo di avviarsi, visto che sono 10 alle 7, andiamo a mangiare qualcosa insieme. Intanto so che anche se siamo qua verso Borgo a Mozzano, ma è caldo uguale oggi. Ok Google, quanti gradi abbiamo adesso? Ci sono 28 gradi. Ragazzi, abbiamo 28 gradi, non vi dico altro. Poi qui è una zona che è infestata da zanzare tigri, quindi io ho dovuto per forza mettere l'aria condizionata e chiudere i finestrini. Dentro c'è più fresco, però... C'è l'aria condizionata, male. Andiamo a quella fumata di pace. Aperitivo sia. Sì, sì, ora ragazzi, lei ora beve e poi si dimentica anche con chi è venuto a rally. Si comincia. Ragazzi, quando la Simona inizia a chiacchierare, se la volete fare stare in silenzio 10 secondi, li punti la telecamerina. No, sì, ci mancherebbe. Ragazzi, ma come si fa ad andare a rally con una biondina? Vada il lavoro. Ma guarda, vada, guarda. C'è quell'iniziale lì che sta cascando. Ma guarda. Tra poco diventa una sottiletta. Guarda che montagne. 10° beach. Com'era, com'era il tuo, la tua aperitivo? Buono. No, non dico alcolico. Alcolico? Ah, adesso capisco. Io non bevo mai l'analcolico. Ora poi... Ragazzi, voi non lo sapete, ora noi si va al bar, no al bar, al ristorante, lei prenderà minimo le sue 7-8 birre, di quelle nere. No, non è vero. E poi prende il vino bianco, quello rosso e quello verde, no, e fa la bandiera. Non è vero, non è vero. Ragazzi, abbiamo visto la prima prova, la terza prova, la 4 si salta, si va via dalla 5, San Rocco, giusto biondina? Oh yes. Perché se ti dà torto lei e... vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ma che, ascoltate lui. Oggi, anche oggi la Simona minimo l'hanno baccagliata sul cellulare, giusto? No, perché non rispondo. Meno male che questo non è in live, se no ora cominciamo già. Non rispondo. Lo so che non vi ricordate. La Simona che mangia. È sempre a mangiare la ragazza lì. Ah, sì, con la roba in mano mangia. Però lei a 150 kg non ci arriverà mai. No, Le cozze. A caldo, dice la Simona, a caldo. Oh. Mangia la pizza fredda e a caldo. A caldo? A caldo. Più caldo di oggi, eh? Per forza, è sera. Meno male. Ma che stai facendo, dai? Sto facendo un video al sorgere della luna. Oh,
Ragazzi, ma qui a che ora mangiano? Tardi, I posti più strani mi ci porta sempre la Simona. Ah!
non so se mi vedete, volevo fare soltanto la chiusura, la Simona l'ho portata a casa e spero che vi è piaciuto anche questa volta il mio video. Vi invito a iscrivervi al canale e attivate la campanella e condividete il video se vi è piaciuto. Vi ringrazio a tutti, ciao e alla prossima!